Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Come ogni mese ci troviamo all'unboxing mensile del Loot Crate, come potete vedere da Wendy, che ci sei seduta sopra, stai qua Wendy. Loot Crate, che questo mese è a tema alter ego, quindi saranno sicuramente roba di supereroi, quindi non credo che è un po' telefonata questa cosa. Comunque devo innanzitutto anche scusarmi perché ho un paio di video in sospesi, ma li voglio girare bene e in questo periodo ho veramente poco tempo. Infatti anche questo sarà un unboxing stra velocissimo, perché adesso devo fare qui, devo andare a fare altre cose, quindi sto correndo come un matto a destra e a sinistra e poi col lavoro sto facendo orari incredibili, per cui spero il prima possibile di girare l'unboxing del box di Spider-Man del 30° anniversario, che non so neanche se ho vinto il numero autografato da Stan Lee, quindi sono lì che... E poi cosa dovevamo fare? Anzi, la review della Instamax della Fuji, quindi anche lì, perché mi sono arrivate le card, eccole qui, avevo promesso che mi arrivavano le card e facevamo la review, ma anche qui ho avuto poco tempo. Comunque, bando alle ciance, bando ai indugi, andiamo a zacchettare il nostro scatolotto, andiamo a vedere subito cosa c'è. E infatti, come prima cosa troviamo subito, ormai ci siamo abituati perché lo stiamo trovando quasi ogni mese, ogni mese la Q-Fig, in questo caso di Spider-Man, perché il 6 di luglio è uscito Spider-Man Homecoming, quindi il film di Spider-Man legato alla Marvel Cinematic, quindi agli intrecci con gli Avenger, Capitan America, eccetera. Io l'ho visto ieri, andatelo a vedere, a me è piaciuto, molti l'hanno criticato, però effettivamente non è... ci sono stati film e Spider-Man peggiori, sicuramente. Comunque, adesso mi avvicino, lo vediamo un po' nel dettaglio, giusto per capire un po' com'è la figura. Eccoci qua, questa è la statuetta, come possiamo vedere, l'action figure di Spider-Man appesa al lampione, che devo dire, questa parte è gommosa, quindi dondola. Sinceramente non mi sembra, anzi mi sembra un tantino fragile, infatti ho un po' paura a maneggiarlo, però vabbè, troveremo il posto dove metterlo. La basetta, come nel caso di Jessica Jones, è un po' rovinata, potete vedere da non so cosa, comunque si vedono dei segni del disegno, però nel complesso un'ottima statuina, come ripeto la Q-Fig ci sta abituando, la QMX se non mi ricordo la marca, Q-Fig, ci stanno abituando. Bello, molto interessante, poi me, grande fan di Spider-Man, per me grande fan di Spider-Man, questo è veramente un ottimo regalino, ripeto, un po' rovinato se si può vedere, ecco qua, nel colore. Vedrò se riesco a recuperarlo con dei pennarelli o qualcosa del genere. Molto bello e molto simpatico. Adesso lo rimettiamo nella sua custodia, anche perché a breve dovrò rivoluzionare un po' la camera con tutti i gadget, e quindi dovrò trovare anche il posto a lui. Per cui Q-Fig di Spider-Man, Web Slinger, non lo so, molto bellina, la metteremo sempre esclusiva a Loot Crate. La mettiamo qua, intanto quindi è nascosta dietro la scatola che controlla. Prossimo! Ah, ok. Io partirei con questa che mi sta incuriosendo. Sempre della Marvel Hulk 65. Ah, ok, è una scodella di Hulk. Ah! Molto bellina, come potete vedere è una scodella verde con le mani di Hulk, come se Hulk la stesse prendendo in questa maniera. Molto bellina, molto simpatica, molto utile, soprattutto adesso nel periodo estivo, perché sto mangiando tantissima frutta tipo macedonia e poi cereali, che sono sempre la fine del mondo, ma qua ci si può mettere nel periodo invernale una zuppetta o qualcos'altro. Veramente figa. Credo che, non lo so se la userò come zuppa, come piatto, questo si potrebbe utilizzare anche come svuotatasche, che è molto simpatico. Ci penserò, tanto la mettiamo via, non bisogna di farla vedere nel dettaglio, è una cosa molto semplice, molto carina per gli amanti di Harry e Wendy, la c'è, bravo. Prossimo, stiamo arrivando alla fine, veramente poche cose oggi, però devo dire che valgono. Ok, abbiamo questo libricino della DC, quindi Marvel, e ora DC,
è un The New 52 DC Comics del post... Ok, ah ok, perfetto, perfetto. Si può vedere all'interno, è una collezione di poster, non so se di copertine di poster o pagine centrali, dei fumetti della DC. Infatti ho visto Superman, Uomo Ragno, Superman, Batman e Wonder Woman, sono vari. Ora però ad aprirlo troppo perché si scolla. Ah, qua c'è la Justice League, possiamo vedere qua. Bello, adesso devo capire se si possono staccare o meno, ma penso che le lascerò inserite qui. Ok, qui dietro c'è un più o meno un riassunto di tutti i poster. Non sono un grande amante della DC, come ho detto più volte, però molto simpatico. Potrà essere un regalo per qualcuno. Comunque ho letto proprio qui sotto 40 poster removibili, quindi questo si può aprire, staccare e incollare e attaccare. La cosa brutta è che i 40 poster sono 20 poster a doppia faccia, quindi da uno dall'altro, quindi se mi piace due cose nello stesso foglio devo decidere come non mi piace, quindi lo lascio. Vabbè, prendilo, mettiamo qua. Prossimo. Ok, spilletta del mese di giugno, Alter Ego, ok, dove abbiamo Two-Face qua, molto simpatica, mica tanto. Non so, forse Two-Face, forse è più Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché c'è una provetta, non lo so. Sì, Dr. Jekyll e Mr. Hyde c'è scritto dietro, quindi io pensavo fosse Two-Face proprio a tema Mario, invece no. Comunque Alter Ego, che qua ci può stare. Non è un granché questa spilletta, la mettiamo qui. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo come sempre il libricino Alter Ego, che non andrò a aprire per non spoilerarmi la maglietta. Dai, la leggo poco poco, ok. Vabbè, diciamo così. Con l'immancabile libricino, diciamo così, con i quesiti da risolvere per poter ottenere delle cose bonus sul sito di Loot Crate. Perfetto, mettiamo qua. E infine arriviamo al pezzo che tutti stiamo aspettando, ovvero la maglietta, che è un bel arco, a me piace questo colore. Voilà! No ragazzi, forse è la maglietta più bella mai trovata in Loot Crate. È una maglietta con Optimus Prime, dove edizione vecchia, quindi edizione dei cartoni animati anni 80, dove si trasforma da camion a robot, quindi ha anche quell'effetto antico rovinato. Adesso magari zoom un pochettino sulla figura così la vedete nel dettaglio. Ecco qua, come vi dicevo, abbiamo la trasformazione di Optimus Prime. Come potete vedere il disegno è leggermente rovinato, a quell'effetto antico che lo rende ancora più figo. Molto molto bella, questa la metterò direttamente domani. Proprio figa, bella, mi piace. Magliettina tema Transformer, quindi la pieghiamo e la mettiamo via. E ormai, come siamo abituati, Loot Crate non ha più una scatola a doppia faccia, diciamo così, ma una scatola con dentro un qualcosa da ritagliare, che andrò a fare con calma, perché viste le ultime volte ho sudato quattro camicie, ma questa volta, come posso già vedere, è una versione cartonata, ok, basta vedere qui, di Optimus Prime in versione camion tier track, diciamo, non americana, in track. È molto molto figo, non ho voglia di costruirlo perché c'è veramente tanto punto caldo, quindi lo lascio qui da parte, ci metterò con calma, magari metterò le foto nella pagina Facebook, così se volete vederlo potete trovare il link. Mese di giugno, un Loot Crate, non dico povero, però con poca roba, però devo dire figa, come sempre Loot Crate ci sta abituando che se mette poca roba sono cose veramente veramente belle, e questo mese ne abbiamo avuto la conferma, quindi intanto se fosse stata la mia maglietta. E a parte il libricino dei poster che poteva benissimo non essere presente, il resto mi piace parecchio, soprattutto ripeto la maglietta.
per cui per questa puntata, diciamo così, siamo arrivati al termine. In descrizione vi ricordo che trovate il link, troverete il link al sito di Loot Crate, dove vi verrà fatto uno sconto per un abbonamento, e oltre che poi tutti i miei social, pagina Facebook, eccetera eccetera. Potete lasciare un commento, potete lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, condividete con tutti, e niente, mi sa che siamo giunti veramente al termine, per cui tante belle cose, saluti in famiglia, ciao!